Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Jobs Act, al via la discussione generale in Senato. Ebola, primo caso diagnosticato negli Stati Uniti. A Hong Kong prosegue la protesta. Al via la discussione generale sul Jobs Act all'esame dell'Aula del Senato. Le prime votazioni sul testo sono previste a partire dalla prossima settimana. La leader CGIL Susanna Camusso promette un autunno caldo, annunciando che non è finita qui. Per Renzi, invece, il via libera alla riforma è solo questione di giorni. Primo caso di Ebola diagnosticato negli Stati Uniti in una persona arrivata a Dallas dalla Liberia. Il paziente non aveva sintomi al momento della partenza dall'Africa, ma li ha sviluppati circa 5 giorni dopo essere sbarcato negli Stati Uniti. Le autorità comunque rassicurano nessun rischio di epidemia. Prosegue la protesta a Hong Kong, dove migliaia di manifestanti in occasione del 65esimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare hanno voltato le spalle alla bandiera cinese durante l'alzabandiera. La folla continua a bloccare diverse arterie della città. I manifestanti chiedono le dimissioni del capo del governo locale e libere elezioni. È salito a 46 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione dello scorso sabato del vulcano del Monte Ontake nel Giappone centrale. Altri 10 corpi infatti sono stati ritrovati nei pressi della cima del vulcano. Si tratta della più grave esplosione verificatasi in Giappone a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Una modesta perturbazione in arrivo al nord e su parte del centro, previsti temporali anche di una certa intensità, specie tra Liguria e Toscana. Nel weekend ancora instabilità al sud con rischio di acquazzoni di sole al centro-nord, salvo maggiore nuvolosità su Alpi e Prealpi. Francesco Totti segna il gol del pareggio della Roma contro il Manchester City ed entra nella storia della Champions. Il capitano giallorosso diventa così il più anziano goleador della Champions, scalzando dal trono della speciale graduatoria Ryan Giggs, che nel 2011 segnò al Benfica 37 anni e 9 mesi.